Un movimento nato da poco, quali sono le prospettive di crescita qui in Abruzzo? Grandi, abbiamo molto più pane che denti per il momento. Tanta gente si guarda con attenzione, tutta gente che si riconosce un'idea di centrosinistra, un centrosinistra dove la parola sinistra abbia un senso, un centrosinistra che tiri su le sue bandiere. È un Bersani in grande spolvero, con la sua consueta ironia, quello che si presenta all'Aquila per la lista di Articolo 1 che sostiene Americo Di Benedetto. Tanta gente ci guarda con attenzione, ha detto all'ANCE in una sala stracolma, gente che si riconosce in un'idea di sinistra capace di restituire un senso vero alla parola sinistra. E abbiamo molte possibilità di far vivere questa idea. Ci piace quando riusciamo a farla vivere dentro a un'intesa con tutte le forze centrosinistra. E sull'appoggio a Di Benedetto dice: nessun imbarazzo, Di Benedetto, renziano della prima ora. A livello nazionale c'è stata questa netta contrapposizione, ma qui all'Aquila siamo contenti di avere un candidato unitario. Ho già detto che se Renzi funzionasse per il centrosinistra io non avrei problemi. Qui non è questione di renzismo, antirenzismo. Qui è questione di avere un centrosinistra che accetti di riconsiderare le politiche di questi 3 anni qui e di cambiare registro. Io all'Aquila sono sempre venuto, sono molto anche emozionato di essere qui, perché qui c'è una roba seria, ragazzi, c'è una roba seria. Quindi io sono arcicontento di poter sostenere un candidato unitario del centro-sinistra. Bersani è intervenuto anche sulla legge elettorale. Non prendiamo in giro i cittadini, dice, lasciamoli decidere chi è il loro parlamentare. Ma in Germania i partiti sono finanziati dallo Stato, hanno una legge, sono trasparenti nelle procedure e hanno il compito di selezionare classe dirigente in trasparenza. Qui in Italia saranno 4 persone che decidono chi viene eletto, non è la stessa cosa.